Va bene. E chi ci dice cosa, dato? Asciugamano nuovo, Rita? Sì, gentilmente regalato dal piano di Ossandro a Davide. Ah, sì, eh? Io mi metto qua. Sì, mettiamo un asciugamano sopra la borsa a frigo. Ragazzi, 4:30, forse non ci vediamo da quando siamo arrivati. Siamo spogliati, sdraiati, abbiamo dormito, ci siamo fatti dei bagni in queste pozze che adesso vi facciamo vedere. Ci sono delle pozze meravigliose dove entra un po' il mare, quindi sono sempre pulite. E l'acqua calda, si può stare sdraiati, perché tutta questa parte, vedete, è molto tagliente, però poi nelle pozze è completamente liscia. Stranissimo. Mi tolgono le scarpe nella mia pozza, le lascio qua. Tipo quando si entra in camper. Passi da qui e la... Va bene. Allora, entriamo nella pozza di Dado. Pericoloso, entrare in acqua. Sì, no. Guardate quanto è pericoloso. E poi le rocce taglienti, ti sbatte nelle rocce, sei fregato. Ok che questa pozza è più pulita perché è più vicina al mare, ma io non ho i soldi per affittare una pozza. Ci si può coricare ed è anche fresca. Questa è bella pulita. E poi ti arrivano le onde. Qua è bella perché arriva l'acqua dal mare ed è fresca. Hai idea di quanto costa una cosa così grande qui, con il mare a 2 metri? Occhio! Arrivano da coperta! Ah, te l'ho detto che arrivavano da coperta! Domani, se non troviamo nessuno, ci mettiamo qui, perché è il posto più bello. Guardate che figata qua. Solo che oggi c'era gente. È bellissimo qui, eh? Prendiamo come punto di riferimento la tavola. E proviamo domani. Eh sì. Ormai sì. Sì, beh, ormai stiamo dove siamo. Che meraviglia. Facciamo la merenda. Eh sì. E ce ne andiamo. Per il momento la Sicilia ci sta regalando un bel parcheggio. Ci sta piacendo. Sì, poi a volte gli scogli 10-0 alle spiagge. Ma anche perché... perché non c'è nessuno. Sì, sono meno frequentati, ma poi sono più belli. Cioè, c'è diversità, non è la solita spiaggia. E poi ci sono delle temperature fenomenali, perché ormai c'è fresco. 26-27 gradi, chissà, e con questa brezza del mare è fenomenale. Stiamo molto bene. L'ultimo trenino passa alle 7, magari prendiamo proprio quello. Ora dello spuntino, paninetto con formaggio, prosciutto arrosto, formaggio degli Alpeggi.
Sono le 5:30, non sappiamo se prendere la navetta alle 6 o alle 7, sta troppo bene ragazzi. E adesso è ora di rientrare, passa la navetta tra una ventina di minuti, torniamo al camper e domani torniamo più organizzati. Più acqua, più viveri, più vino per stare qui più comodamente. Vabbè, certo che il camper qua sarebbe bello, eh. Beh, oggi siamo dall'1:30 alle 6, va bene. Facciamo 3-4 giorni così, ci riabbronziamo, eh. Comunque questo posto è davvero una meraviglia, eh. Favoloso. Favoloso. E poi adesso stradina sino alla fermata e passa il trenino a prenderci. Benissimo. Sì, gratis. Sono scesi tutti, siamo rimasti solo noi. Adesso andiamo di là e poi ritorniamo. Eh sì. Ci riporta al camper, siamo ripartiti, ho fatto una chiacchierata con lui e un altro ragazzo che lavora qui e ci spostiamo dal parcheggio dove siamo adesso, veniamo in questo dietro perché è molto più tranquillo, molto più meno trafficato, quindi ci trascorriamo qualche giorno qua. Adesso andiamo immediatamente nell'altro parcheggio che è nettamente più bello, meno polvere, non c'è questo terriccio rosso. Siamo a Castelluzzo, provincia di San Vito Lo Capo. Adesso monopattino e vado a comprare il pane perché non ne abbiamo nulla. Pane e cannolo siciliano. Due cannoli siciliani appena riempiti. Buoni, eh? Adesso faccio la sorpresa a Rita, le piaceranno molto. Ecco come corrompo mia moglie. La vedi con i cannoli siciliani? Vedere, ah, li vuoi anche vedere? Allora, vieni qua e aprili. Appena riempiti, eh? Che buoni. Appena riempiti, ce lo mangiamo uno dopo cena. Ma uno a testa, uno in due. No, dai, uno in due domani a pranzo. Va bene. Vediamo. Ehi, che buoni! Ragazzi, guardate cosa ho portato a Rita. Che enormi, poi. Enormi. Vabbè, aspetta, non chiuderli, che mando una foto anche a un amico. Questo è il buono della Sicilia. Sì. Bene, comunque ti ho corrotto alla grande. Tu sì. Cosa mi stai preparando per sdebitarti? Mi piacciono anche le zucchine, mi piace tutto. Sai cosa stavo pensando? Mi metto la pompa fuori, il doccino fuori e mi faccio una doccia fuori. Va bene, ti metti il tappettino. Mi metto i tappetti, due tappettini. Adesso ragazzi mi metto il doccino e mi faccio una bella doccia fuori, così non sporco in bagno. E dopo la doccia vi faccio vedere questo tramonto, è giusto in tempo.
Ragazzi, sono le 8:05. Rita legge un po' nell'ebook. Io adesso mi metto a rispondere un po' i commenti. Dronata fatta, vi è piaciuta al tramonto? E mi sono fatto una bella doccia qua fuori, come avete visto. Adesso mi sdraio, rispondo mezz'oretta di commenti e poi ceniamo. Rita ha già preparato, wow, spezzatino con patate e delle zucchine che mi piacciono molto, condite così, cotte così. Ok Rita, mezz'oretta di commenti e... Sì, e poi mangiamo. E mangiamo. Santo, stavo leggendo i commenti, sono arrivato al tuo, chiedi con piacere di essere salutato, lo faccio, e lo faccio subito, lo faccio adesso. Sì. Tienici compagnia anche per cena, che tra poco ci sediamo. Un abbraccio, grande, ciao. Cena pronta. Prontissima, non pronta. Prontissima. Zucchine favolose, tu carne Rita? No. No. Proteine non ne prendi da nessuna parte. Sì, Rita. A pranzo l'ho mangiata. Forse. Adesso voglio far vedere a Davide un documentario, siccome l'altro giorno gli ho parlato appunto di Capaci, ci guardiamo un documentario sui giudici Falcone e Borsellino. Ok? Ok. Buonanotte, buon bicchiere di vino fresco. Buona cena a tutti. Buona cena a tutti, ci si vede domani mattina per goderci un'altra bellissima giornata in questo posto, perché è fantastico, abbiamo cambiato anche parcheggio. Sì. E domani di nuovo al mare, ci riabbronziamo Rita, eh? Sì. Vai tranquilla, te lo prometto. Ci conto. Beh ragazzi, vi avevamo già salutato, ma non potevamo non farvi gustare insieme a noi un cannolo siciliano originale e un goccio di liquirizia. Offerto, nonno. Offerto da nonno. Questi erano vuoti, me li hanno riempiti stasera e mangiamo solo mezzo a testa e mezzo domani, perché sono due bombe mostruose, se no davvero. Riempiti. Ricotta e cioccolato. Ricotta non ti piace? Siamo pronti? Prontissimo. Vabbè, facciamo un brindisi. Cin cin. Cin cin. Adesso sì, ci possiamo salutare. E che ne dici? Come? Buono. Molto? Va bene. Ragazzi, questo è quanto. A domani. A domani. Buongiorno a tutti amici. Primo settembre. Super operativi. Sono le 7:40 del mattino. Giornata splendida. Anche oggi, guardate dove siamo, ci potevamo risvegliare in un posto più bello? Non credo, sembra la Valle degli Dei, fighissimo, sta sorgendo il sole, è appena sorpassato queste montagne che ci sono qui, da questa parte. Faremo un paio di cosette stamattina, ci mettiamo in ordine, mangiamo, lavoriamo un po', all'1:30 come ieri, trenino e al sole, stupendo. E oggi sono qui anch'io perché la preparo io la colazione. Per supportarmi, apparecchiamo, facciamo tutto insieme. Pane caldo, spremuta, che oggi mangiamo bene, mia frittatina. Più tardi vado col monopattino a ricomprare le arance che le abbiamo finite. Ragazzi, sono le 11, sto ancora lavorando in modo tale che poi siamo davvero liberi tutto il giorno. Anche Rita ormai da tempo sta producendo, facendo, adesso ve la faccio salutare. Dove scappi? Vieni, avvicinati. Buongiorno Rita, Davide con il suo amichetto. Rita sta facendo i letti, riordinando, pulendo piatti e tutto quello che ormai sapete a memoria. Ma è bene ricordarlo, perché sennò chi... poi la fa più santa, se non diciamo tutto quello che fa. La fa più santa? No, non la fa. Chi non la ti innalza a santa? Come si può dire? Chi ti proclama? Chi ti proclama santa? Vabbè, non lo so. Sacco di stupidaggine. Beh, Santa Rita. Faccio quello che c'è da fare. Santa Rita. Faccio il bagno, faccio le pulizie. Cucine, comunque va. Sei per tutti metà santa. Ma lo sono in effetti. Per sopportarti lo Ah, vedi, ok. Adesso finisco, smetto, interrompo di
di editare e vado a comprare arance, pane e se serve qualcosa scrivilo, ok? Assoluta retta. Bene, adesso tolgo il monopattino, prendo lo zaino perché è l'unico modo per andare a fare un po' di spesa. Poi si pranzerà, sono le 11:05 e ci godiamo di nuovo il sole tutto il pomeriggio. Sono troppo felice, questi posti mi gasano terribilmente. Ho ancora il dolcino fuori, ieri si è poco poco incastrato perché non lo uso mai, allora continuava a uscire acqua, mi sono spaventato, non potevamo più attaccare l'acqua perché qui usciva sempre come se ci fosse appunto infilato il dolcino, vedete? Ci sono questi cosi. Adesso devo sistemare questa cosa, gli rimetto un po' di WD-40 e speriamo che si sblocchi definitivamente, così stasera di nuovo dolcino qua fuori. Quindi ho lubrificato per bene il, come si chiama, WD-40, ho lubrificato bene questo e adesso sembra che funzioni correttamente. Ieri mi ha fatto preoccupare, se rimane attaccata all'acqua, da qui esce uno zampillo enorme, non possiamo usare l'acqua dentro. E poi ho sistemato le solite mollettine di queste finestrelle, che sono sempre un problema, si incastrano, le odio. Adesso vado a fare la spesa. Quindi un po' di lavoro, 3 ore, dalle 8 alle 11, poi ho sistemato due cosette, una finestra e il dolcino esterno. E adesso un po' di spesa e poi mare, sino alle 7 stasera, perché andiamo più organizzati, con più acqua, con la merenda per dado, e quindi possiamo rientrare alle 7 di sera. Ieri era stupendo, è stato un peccato andar via prima. Qui alle mie spalle un negozietto di frutta e verdura dove vendono poi anche della pasta fatta in casa, in vaschette, tanti prodotti, ho comprato un po' di tutto. Adesso rientro e poi mangiamo qualcosa in campo. Eccoci rientrati. Allora, ho comprato arance. Adesso ti faccio vedere cosa tutto ho preso. Qua bisogna stare attenti, ci sono le uova in alto. Lo zaino pieno di roba da mangiare. Vediamo, Siamo in Sicilia, Rita, ti ho comprato gli arancini. Poi ti ho comprato, qui c'è una tipo una pasta al forno, una sfornatina, vedi, ancora bollente. Delle melanzane e una verdura. Poi ho comprato il pane, poi ho comprato degli arancini. Ti richiede di uno con carne. Vabbè, tu ti stavi già dando da fare comunque. Non è che rimani indietro. E poi ho comprato un paio di arance. Due, tre. Qualche arancia ho comprato. Due, tre, molla. Perché non voglio rimanere senza. Buoni anche questi fusi, ma gli arancini, che ne dici? Li hai visti? Sì, li ho visti, niente, che buoni. Cavolo, fantastici. Grande Anche questo. Sicilia. Sì, ci stiamo già trovando benino, Bellissimo. Tante cose buone, ma adesso col monopattino vado a vedere un parcheggio ancora più avanti, se si può dormire, perché è proprio a fronte mare, deve essere stupendo. Ci troviamo nel comune di Custonaci. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio. Provo ad entrare qui, vediamo cosa c'è qua avanti. È bellissimo anche qua dietro, ma molto molto polveroso e forse preferisco dove siamo adesso. Vedete? Polverosissimo con questa terra bianca. Comunque posto troppo troppo bello, top davvero. Oggi giornata un po' ventosa, si sta da Dio, non vedo l'ora di andare a sdraiarmi. Eccoci di nuovo in camper, pronti anche con i fusi di pollo. Sì, forse devono cuocere ancora un po' e staccarsi proprio dall'osso. Almeno Qualcuno, questo. sì, qualcuno vedi si è già staccato. Lasciamo ancora un po' di minimo. Chiudi, chiudi. Che non si asciuga troppo. Ok, io sono andato a vedere di là i camper e
No, mi piace il parcheggio. No, ci sono quattro camper tutti attaccati, un sacco di gente di fronte lì in spiaggia. Qui siamo soli. Sì. Stupendo. Di secondo arancini, primo la pasta praticamente al forno e uno sformatino di pasta molto buono. Adesso assaggiamo gli arancini, mezzo di Rita con formaggio, questo prosciutto e formaggio. E l'altro invece di carne. Ma è il riso, vero? Gli arancini sì, e il riso. Gli arancini sono di riso, sì. È buono? Buonissimo. Quello è carne. Rita sta finendo di allenarsi. Sono le 7 se non sbaglio. C'è molto vento, che però porta anche fresco, quindi fastidioso, però c'è fresco, si sta bene. Maurizio mi ha appena portato 10 litri di vino Siculo, 5 nero e 5 bianco per la mia sposa Rita. Tieni Rita. Io solo bianco. Rita bianco. Ti presento Maurizio. Ciao. Ah, è vero. Ah, è vero. Qui del trenino, giusto? È vero. Bene, dai, li hai già messo dentro, adesso ce lo mettiamo anche in frigo. E nel frattempo, dopo cena, ci stiamo mangiando un altro cannolo siciliano in due. Buonissimo. Buongiorno a tutti amici. Che risvegli. Che pace questo parcheggio. Oggi però facciamo un altro tratto, raggiungiamo Cortigliolo, pochi chilometri ancora avanti, continuando il giro della Sicilia, abbiamo appena iniziato. Dobbiamo fermarci in questo camping perché ho ordinato diverse cose, tra cui i libri di Davide e poi anche altro, ma lo vedremo insieme, non c'è fretta. Facciamo colazione, chiudiamo tutto e ci spostiamo, lasciamo questo primo paradiso siciliano. Beh, prima di preparare le colazioni butto la spazzatura e così faccio anche due passi. Il bidone è qui dove arriva il trenino. Tutta la notte il monopattino fuori, rischiosissimo, in carica. Vabbè. Vi faccio salutare anche il bel Dado. Cappellone, guardate che lunghi, dobbiamo fare anche questo lavoro. Ci spostiamo per tante cose, dobbiamo tagliare i capelli, fare una lavatrice, ritirare i libri, ritirare anche altro, ma alcune sono una sorpresa, quindi finiamo di fare colazione e ci spostiamo. Va bene? Buongiorno Rita. Buongiorno. Sono le 9:10, ragazzi, siamo pronti per andare via. Rita ha fatto di tutto, io ho lavorato fino adesso, mi lavo faccia e denti e andiamo in camping. Lì dobbiamo riempire l'acqua che non ne abbiamo più, docce e tanti altri lavoretti. E poi dobbiamo scoprire il territorio, perché dobbiamo ancora visitare la Sicilia al 100%. Abbiamo fatto due parcheggi, quindi andiamo. Mettiamo a posto anche il nostro monopattino, che è stato utilissimo. Togliamo l'oscurante e ce ne andiamo. Sì, siamo pronti. Occhio al manubrio. Ecco. Mi sono dimenticato la parte migliore. Prosegue, si va a Camping Lido, 21 minuti, 18 km. Dobbiamo farci i servizi e dobbiamo fare anche altre commissioni, dobbiamo fare la spesa, dobbiamo lavarci, dobbiamo fare un po' di cose, quindi il camping è perfetto. Siamo qualche giorno in libera, siamo stati benissimo. Ragazzi, così giusto per dire, ci troviamo
a Purgatorio, si potrebbe dire al Purgatorio, frazione di Custonacci, Purgatorio. Abbiamo trovato un MD, così facciamo la spesa prima di parcheggiarci al camping e siamo tranquilli qualche giorno, possiamo stare fermi. Là che è carino, un piccolo barbecue lì. Ah sì, carino. Carino, eh? Ah sì. Perché qua cucini, eh? Dai che ci siamo. Era un piccolo cartello in polistirolo con scritto strada della vergogna e hanno ragione, guardate. Busta della spazzatura buttate ovunque, ovunque, ma io non lo capisco. Magari ci sono anche cassonetti dappertutto. È sempre un peccato vedere queste situazioni, anche perché sono senza senso, perché poi sicuramente ci sono i cassonetti qua intorno. 2 minuti e siamo in camping. Parlo subito con la reception, gli dico che devono arrivarmi delle cose, quindi di avvisarmi quando arriverà il corriere, e stiamo 2 giorni tranquilli in camping. Tra 400 metri svolta a sinistra e prendi via Cortigliolo. Benissimo, ho già parlato con la signora, camping Lido, adesso facciamo la registrazione, servono i documenti. In mezzo alla spesa, in altissimo mare, ma sistemiamo tutto, ci mettiamo in ordine, ci puliamo il camper. Va bene. Vedete, camping Lido Val d'Erice. Allora, Dado, devi guardare il buco che c'è qua in terra, il bottino. Okay. Per farmi scaricare. Vai avanti! Stop! Vai indietro un po'. Ancora? Ancora un pochino. Così. Il primo tubo ha quasi finito. Ora che ha finito il secondo tubo, cioè il primo tubo, mettiamo il secondo. Vieni, vieni, vieni. E anche questo è andato. Quasi. Adesso papà scarica la cassetta. E poi carichiamo acqua. Abbiamo preso posto nella nostra piazzola. Adesso mettiamo anche i tappetini. E poi pranziamo, mi sa, perché mi sta già venendo una certa acquolina. Mami! Pranziamo? Hai fame? Sì, mi sta venendo un'acquolina. Sono le 11:30, presto. Hai fatto? Solo. Sì. Ecco qui. Sì, mi sta venendo un... Tappettino messo, Dado, vedi? Sì. Tappettino messo e siamo tranquilli. Adesso andiamo a fare una lavatrice. Ok. Poi pranziamo, poi al mare tutta la sera e poi 2 o 3 belle docce, non ce le toglie nessuno.